Bella ragazzi, quest'oggi deck profile del Teledad, mazzo incentrato appunto sul drago armato scuro, che è limitato insieme al fascino dell'oscurità, e purtroppo abbiamo anche i Malicious semi-limitati, che erano appunto i cuori del mazzo, anche sottobiondore però, vabbè. Vabbè, come avete potuto vedere nella parte precedente all'analisi del deck, sono riuscito a scombare al primo turno un deck che mi è sempre piaciuto, spero che lo tocchino a settembre. Non so se sarà possibile, però incrociamo le dita. Vabbè, innanzitutto ovviamente un drago armato scuro, un VLS, un Sorcio, un Caius, ho deciso di giocarlo perché è Sbau. LOL, scherzo, è Power. E un Gortz per evitare appunto di essere tutti cappati. E vabbè. Poi reparto Warrior, chiamiamolo così. Uno Stratos, doppio Malicious. E doppio Diamond Dude. E doppio Grefer. Con i quali ci fa da full, ci fa da foolish e cioè ci fa target per il dad. Poi doppio Raioh che gioco ormai in tutti i mazzi. Blocca Spellbook, Firefist, roba varia. 3 Crabons che sono target dei teleport, sommiuntore, doppio Maxi e doppio Veiler. Prima giocavo 3 Maxi, però non giocavo Gortz. Vedete ora, gioco Decide, ho fatto un po' muzz però, a parte per i virus, lol. E vabbè, doppio Veiler. Poi teleport a 3, 3 Destiny Draw, Allure, Heavy Storm, rota per appunto Stratos o il Grefg a seconda delle necessità, cioè delle necessità se abbiamo Stratos in mano non serve. Mind Control, Dark Hole, Foolish, Reborn, poi Bottomless, Starlight e i Solenni. Poi sì, e Synchro Extra, il Blader che ferma Elemental Dragon e anche altri mazzi, Scrap, Colossal Fighter e Arcidemone Dominatore dei Pensieri che sono target appunto dei virus. Stardust, Black Rose, Gaia, Catastrophe, poi un M7, Bouncer, Blade Armor Ninja che scomba nel mazzo, Mindstroke, la Valval Chain, spettacolare come Emerald, e Dweller, Abyss Dweller. E vabbè ragazzi, questo era il mio Teledad, se avete consigli scrivete qui sotto nei commenti. Li accetto molto volentieri. Se tornerà a settembre sarà una grande cosa. Molto bella. E vabbè, ragazzi. Provatelo. Lasciate un mi piace, un commento. Seguitemi su Facebook. E vabbè, arrivederci al prossimo video.